Altro successo importantissimo, quello di Verona su Ravenna, con la squadra allenata da coach Stoichev, che grazie a Mozic, ma anche alla grande prestazione di spirito di Jensen, travolge una Ravenna che nei primi due set è apparsa in affanno e soprattutto poco precisa, ma che nel terzo e nel quarto ha dato battaglia fino all'ultimo. Una Ravenna che sicuramente sta trovando il ritmo giusto per poter competere ad alti livelli. Sappiamo, no, che questa squadra è nuova e ha bisogno di tempo. Purtroppo il grande e fitto calendario della Super League fin qui non ha consentito a Ravenna di poter creare la giusta intesa in campo, ma comunque si vedono degli ottimi risultati, perché Ravenna, nonostante i molti errori in battuta che poi pesano nell'economia del match, trova punti importanti con l'esperto Kapvajk, ma non solo, perché la stella di questa squadra, seppur con alti e bassi, è Vukašinović, oltre che alla buona ripresa del centrale Alex Rati e alla solidità che dà dietro in ricezione il libero Goi. Verona dalla D'altra parte è una squadra devastante. Finalmente la squadra di Stoichev trova un ritmo interessante, un gioco che ha messo in difficoltà Modena e che oggi travolge Ravenna grazie ai colpi di due giovanissimi come Kasparov e Rokmozic, ma anche alla brillantezza a muro di Lorenzo Cortesia, finalmente protagonista. Sì, certo, non in un big match, ma sicuramente abbiamo visto oggi uno dei migliori Cortesia di inizio stagione. Ricordiamo lui campione europeo con De Giorgi nell'estate azzurra, ma soprattutto una grande prestazione di Jensen, che fatica da posto 4 quando si sta in P1, ma quando sta in posto 2 dalla seconda linea è letteralmente micidiale in questa stagione, dove Verona in ogni caso trova punti importanti, trova continuità nel gioco e, al cospetto di una Ravenna umile e vogliosa di fare, riesce a portare a casa la posta completa, cosa non scontata, perché sì, nei primi due set Mozic e compagni hanno fatto il loro gioco senza troppi problemi, qualche muro sbagliato per Ravenna, soprattutto molte battute sbagliate per la squadra di Zanini, ma poi dal terzo al quarto set Ravenna ha provato a fare qualcosa di concreto, più abili nella gestione. Peslak ha gestito molto meglio anche il rapporto con i centrali, con Errati e Candeli subito molto coinvolti, e soprattutto Goi che si è superato in più di un'occasione. E poi quando la palla è un po' sporca, quando qualcosa non va nel verso giusto ma c'è bisogno di chiudere, ci pensa Kapvajk, che con la sua esperienza sta provando a tenere a galla Ravenna. La classifica non aiuta la squadra emiliana, perché Ravenna rimane all'ultimo posto, Verona che era al penultimo scavalca Tonno Callipo e Prisma Taranto e va a mettersi subito sotto la Top Volley Cisterna alla decima posizione di classifica con 8 punti conquistati. Ravenna è a soli 2 punti conquistati in questa prima parte di campionato. È vero sì che ha affrontato la maggior parte delle big di questo campionato, ma questo era uno scontro diretto e sicuramente portarla quantomeno al tie break avrebbe alleviato la sconfitta. In ogni caso parliamo di una Ravenna in crescita che ha le carte per salvarsi qualora avrà finalmente un po' di tempo per rifiatare. Verona invece è un progetto molto interessante, il perfetto mix fra giovani ed esperti in campo, con un perfezionista come Stoichev in panchina che oggi ha curato ogni minimo dettaglio e che spesso anche al minimo errore si infuriava con i propri giocatori. La mentalità di Verona è una mentalità vincente, nonostante un avvio non molto sereno per questa squadra. Verona ha le possibilità, le caratteristiche, le qualità per poter provare a tenere una classifica importante e ottenere anche una salvezza tranquilla. Nulla è scontato in un campionato come questo, dove anche l'ultima può competere contro la prima in classifica. Oggi lo abbiamo visto con Ravenna, quindi la Superlega è sempre incerta, è tutta da scoprire. Il campionato è ancora lungo, anche se siamo verso la fine del calendario di andata della regular season. In ogni caso io vi prego di seguire il mio profilo su Instagram, ma anche il mio sito web e ovviamente qui sul canale YouTube su Adrial TV. Vi aspetto sempre per nuovi video ogni settimana. Alla prossima!